Siamo qui col Gotha, possiamo dire, un po' della vis comica napoletana. Quanto Angelo Di Gennaro ha attinto alla vis comica dei vicoli di Napoli e quanto invece frutto di studio? No, beh, insomma, spesso si cade in questa trappola maledetta che si fanno a differenza tra nord e sud dicendo comici del nord e comici del sud. Non c'è questa differenza. Il comico del sud è molto più fortunato del comico nordico, perché ritengo la comicità è nelle radici di ogni essere umano. Noi siamo fortunati perché al nord devono esasperare un concetto affinché possa diventare divertente. Noi dobbiamo cercare di dominare il concetto asinosi ma esagerati, perché nella nostra semplicità c'è l'esagerazione. E il nostro quotidiano già di per esso è esagerato. Ecco la fortuna del comico partenopeo, napoletano, che ha argomenti che non ha bisogno di colorirli né pittarli. Noi ci raccontiamo, basta raccontarci. Pertanto le risposte del cittadino napoletano sono così imprevedibili che delle volte il comico le ruba così come sono e magari il pubblico pensa che tu te la sei inventato, invece sono grandi verità colte dalla strada, ma per fare il suo mestiere bisogna essere fortunati perché bisogna essere un attento osservatore della vita. Se non sei osservatore, se non hai una drammaticità dentro, non riuscirai mai a far ridere a nessuno, perché la comicità nasce e si nutre solo di drammaticità. A me sembra che sia stato già effettuato una sorta di federalismo comico, nel senso che sui palcoscenici di Zelig si arriva massimo alla Toscana, uno o due assaggi di Roma e Napoli giusto per non far vedere, ma tutto il resto parla padano. Come mai? Trovare giustificazione o vittimismo è la più triste sconfitta per un essere umano, a maggior ragione se sei un artista. Se io non sto in un posto è perché probabilmente non ho avuto le capacità, non ho avuto la volontà, non mi sono impegnato affinché accadesse. Per cui non mi piace sentirmi vittima e non ci credo nemmeno che ci siano queste differenze. La comicità napoletana ha sempre fatto breccia in tutta la nazione, va bene? Non voglio nemmeno esagerare in tutto il mondo, ma la canzone come la comicità, altrimenti non avrebbe motivo di esistere un Troisi che era capito in tutta Italia, amato da tutta l'Italia, senza distinzioni. Non è vero, probabilmente non ci sono artisti a quel livello e che mancano probabilmente. Siamo qui ad intervistare una vecchia leggenda entrata nell'intelletto collettivo popolare con lo pseudonimo di Cafone Napoletano. Ma quanto di simpatico Cafone c'è tra i vicoli di Napoli? Ma diciamo che il Cafone è stata una figura sempre un po' irrisa, no? Invece io del Cafone ho fatto un eroe, ho fatto il Cafone che sfotte le altre persone. Qui sono diventato un po' il sindaco di tutti i Cafoni. Ecco perché ha preso questa frase, Cafone è da gianta. Perché i Cafoni si rivedono e si riparano in questo Oscar Di Maio, il Cafone che un po' li difende. Io ho amato sempre i Cafoni, che sono sempre stato il Cafone più intelligente di un napoletano. Infatti, in tempo di guerra, i napoletani ci morivano di fame. Un Cafone ha mangiato sempre, però. Praticamente voi intendete l'aggettivo cafone, lo assimilate a quello di cesellatore di zolle, sarebbe contadino. Bravo, bravo, il Cafone, perché venivano a Napoli per non si perdere si mantenevano Cafuna, con la fune l'uno con l'altro, perciò è venuta o Cafone, o Cafone. Capisco bene, ma lei adesso in cosa è impegnato oltre a questa performance con Gloriana? Allora, prossimamente dovrei cominciare il nuovo programma che si chiama L'Oscar del Bunga Bunga, perché ho fatto una canzone su Berlusconi, data la grande somiglianza, mo che sono dimagrito, ho fatto una canzone che si chiama Ufrati Berlusconi, pensi che su YouTube tengo 43.000 cliccate, e quindi ho fatto pure il Bunga Bunga, mo comincio questo programma, o a Canale 34 o a Telecapri, e sono contento perché ho trovato una serie di amici che mi seguono.
in questa operazione. Ci sarà la solita Anzalatella, che è mia cognata, ci sarà mia figlia, il clan solito, però con qualche new entry. Mi pregerò quest'anno di avere a fianco un grosso attore del teatro napoletano, che spero che diventa presto popolarissimo anche lui, perché mi farà piacere averlo in compagnia per molti anni, Franco Pinelli, che vedrete pure in questo spettacolo. È giovane come età, però è un vecchio di mestiere, è un attore di tradizione, e la tradizione non sa da perdere mai. Noi quando parliamo di questi nuovi comici, sì, sono bravi, però sono come un Bloncinzi, è scemo da nanna a zampa d'elefante, oppure non si porta più. O siete grigi si porta sempre. Ecco perché la tradizione va rispettata. Questa sera il Teatro Lacedonese ha l'onore di ospitare una grande, grande, grande artista. È un piacere per tutti quanti noi essere qui con voi, perché, e poi devo, prima di iniziare a parlare, voglio fare i complimenti al teatro. Questo teatro meraviglioso, camerini stupendi, veramente grazie per l'accoglienza. E poi possiamo proseguire con questo spettacolo che stiamo portando in giro, che è Madame Quatre Soldes, un grande testo di Gaetano Di Mai, una commedia alla napoletana, leggera ma con un intreccio non indifferente. Cioè, io il messaggio che posso dare, posso dire che di sicuro con questo spettacolo ci si diverte. Questo è poco ma è sicuro, eh. Abbiamo delle curiosità, signora Gloriana. Lei dice di se stessa che la sua accademia, la sua scuola è stata la sceneggiata napoletana. Me ne vanto di questo, perché vede, oggi ci sono alcune scuole che imparano a recitare, c'è l'accademia. Una volta non c'era niente, l'unica scuola che era il palcoscenico, dove tu giorno dopo giorno imparavi a muovere i primi passi, a gesticolare, a muoverti, a camminare. E quella è stata la mia scuola. Non ho avuto altra scuola che il Teatro Popolare Napoletano e il mio sempre amico e amico vostro Mario Merola, l'umanità del napoletano vero in persona. Allora, ma la domanda che le volevo fare era un'altra. Come cultore di storia del teatro, io so bene che la sceneggiata racchiude e propugna dei valori alti, valori umani che forse non trovano più riscontro nella realtà attuale. No, perché adesso non sono più i valori di ieri. Ieri magari c'era tanto sentimento, adesso cosa porti in teatro? La droga? Il papà o il figlio che si ammazzano tra di loro? Non è una cosa bella. Una volta si portava il sentimento, la cultura del sentimento. È vero, una volta la storia era vera, c'erano poche licenze poetiche, perché se veniva fuori una canzone di successo tratta da una storia vera, ecco che poi questa canzone che era di successo veniva sceneggiata e l'anno successivo faceva la sua tournée teatrale come sceneggiata, in effetti questo era. Ma oggi che porti? Io non me la sentirei di portare un testo così crudo come purtroppo stiamo vivendo tutti quanti noi, perché la realtà di oggi non è quella di ieri. Ieri ci si divertiva con "vieni avanti cretino", ma non ridi più con questa frase. Cioè, hai bisogno di un molte cose di oggi non mi appartengono. Io appartengo all'altra Napoli, io sono una ex bambina e quindi voglio essere quella che sono oggi e non quella che magari vorrei essere domani, con la conoscenza dei fatti che accadono oggi, per carità di Dio. Anzi, un messaggio vorrei dire a tutti quanti: pregate, fate bagni di umiltà, perché ne abbiamo bisogno, ma ne abbiamo bisogno con il vero senso della parola. E non lo dice Gloriano, lo dice una di voi, una donna, una mamma, una nonna. Quindi stiamo un po' più vicini alla Chiesa e pregandoci con il teatro. Sì, e questo è il messaggio che vorrei dare a tutti quanti voi. Stiamo messi proprio male, aiutiamoci, se troviamo le persone giuste cerchiamo di riavvicinarci di più a questa bella gente.